Allora, eccoci qua con la seconda parte in cui vi parlerò senza indugi della trama. Allora, la trama si svolge prevalentemente a Tokyo, nel quartiere Furikan, che dà il nome all'omonima scuola che frequenterà Ranma assieme ad Akane e Nabiki Tendo. La trama ruota intorno a Ranma Sotome, un ragazzo esperto di arti marziali che in seguito ad un allenamento svolto in Cina assieme al padre Genma, alle sorgenti, scusate, maledette di Yuzen, cade in una di queste, si bagna e ne acquisisce il potere o la maledizione. E da quel giorno in poi, ogni volta che si bagna con l'acqua fredda, Ranma cambia da maschio, cambia sesso e si trasforma in una ragazza a tutti gli effetti. Il padre, invece, anche lui è caduto in un'altra sorgente, solo che ha la capacità di trasformarsi in panda. Vedrete poi nell'arco della storia altri personaggi che hanno avuto la stessa sorte e che si trasformeranno in altri animali. Comunque, tornando a noi, Ranma viene a sapere che gli è stata promessa in sposa a Akane. Ovviamente questa ragazza Akane è ignara anche lei di queste trame losche che hanno creato i loro genitori all'insaputa dei due. Questo per fare in modo che il dojo, o la palestra del padre di Akane, prosegua con la sua tradizione, visto che Soun Tendo, il padre di Akane, ha avuto solamente tre figlie. Da quel momento inizia una serie di peripezie al limite della parodia, dell'improbabile, cioè avventure, disavventure, ripeto, combattimenti, colpi di scena. Non voglio dirvi troppo perché non c'è anche qui una trama vera e propria. Il filo conduttore sono le disavventure dei protagonisti, ma ripeto, assolutamente leggetevelo perché creperete in due dalle risate, cioè vedrete scene veramente al limite dell'assurdo e vedrete tutta la genialità della Takahashi, cioè. La Takahashi veramente riesce a disegnare anche l'impossibile, le situazioni più disparate. Passiamo, detto questo, passiamo ai personaggi principali della serie. Iniziamo subito con Ranma Saotome, un sedicenne esperto di arti marziali, addestrato prima dal padre Genma Saotome e in seguito dal vecchio maestro Happosai. È caduto in una sorgente maledetta delle terme di Yuzen e bagnandosi, come abbiamo detto, bagnandosi con l'acqua fredda si trasforma in una ragazza. Poi Akane, la figlia minore tra le tre sorelle Tendo, promessa sposa a sua insaputa di Ranma, esperta in arti marziali, molto testarda, molto ostinata, molto anche manesca, anche molto permalosa. Ranma ne saprà qualcosa, infatti ne uscirà spesso e volentieri malconcio dalle sue grinfie. Poi passiamo a Ryoga Ibiki, che è anche lui caduto nelle sorgenti maledette di Yuzen. Si trasforma in un maialino nero che Akane, ignara della doppia identità del ragazzo, adotterà e chiamerà Pichan. Ryoga non ha il benché minimo senso dell'orientamento ed è uno dei più forti, dei più arcigni, anche dei più ostinati e ostili nemici di Ranma. È innamorato di Akane Tendo, che però non lo ricambia. Continuiamo con Shampoo, che è una ragazzina cinese, anche lei intorno ai 16 anni, nipote di Obaba, che fa parte della tribù delle Amazzoni. Venne sconfitta da Ranma durante un viaggio in Cina di Ranma, appunto, di suo padre, che Ranma sconfisse quando era trasformata in ragazza. Da allora Shampoo ha giurato di vendicarsi sulla Ranma ragazza, per vendicare l'onta subita. Adesso due parole sui personaggi secondari che passo solo brevemente a illustrarvi. Partiamo con Obaba,
che è la nonna di Shampoo ed è la rivale più temibile ed esperta del maestro Happosai. Poi Genma Saotome, che è il padre di Ranma, il primo a fargli da allenatore, cade anche lui nelle sorgenti di Yuzen e si trasforma in un gigantesco panda. Diciamo che è molto materialista, è molto attaccato ai beni materiali. Poi continuiamo con Son Tendo, che è il padre di Akane, Nabiki e Kazumi, il proprietario appunto della palestra dei Tendo ed è grande amico di Genma ed è stato anche lui un allievo di Happosai. Poi altre due sorelle di Akane, sto parlando di Kazumi e Nabiki Tendo. Allora, Kazumi è sempre gentile, disponibile, è un'ottima casalinga, cioè si cura sempre lei della casa. Mentre Nabiki è molto più avida, molto più veniale, molto più materialista, cioè ogni occasione è buona per trarre profitto da qualcosa, soprattutto dalle disgrazie altrui. Leggetevi l'opera per capire meglio di cosa sto parlando. Poi il vecchio maestro Happosai, nonostante l'età ancora parecchio arzillo, maestro di Genma Saotome di Son Tendo e poi ovviamente di Ranma, è un maniaco sessuale di prima categoria, cioè sempre intento a rubare la biancheria intima, a fare attacchi notturni in stile City Hunter, tanto per darvi un'idea. Dopodiché altri personaggi ricorrenti sono Kodachi Kuno, detta anche la Rosa Nera, che è una ginnasta ed è innamorata di Ranma ragazzo. Dopodiché comparirà anche Tatewaki Aristocrat Kuno, il fratello di Kodachi, esperto di Kendo, innamorato di Ranma ragazza. Come avete capito, nessuno dei due conosce il vero segreto di Ranma Saotome. Continuiamo con Ukyo Kwonji, che è un'amica d'infanzia di Ranma che ha un aspetto molto mascolino, non mette molto in risalto la propria femminilità. È un'ottima cuoca e la sua specialità sono gli okonomiyaki e possiede aprirà poi un ristorante suo nel corso della serie. Poi continuiamo con Mus, altro personaggio proveniente dalla Cina, ha due occhiali enormi e spessissimi, senza di quelli non ci vede niente, è innamorato e non ricambiato da Shampoo. Anche lui è caduto nelle terme nelle terme maledette. E si trasforma in un'anatra. Ah, dimenticavo di dirvi che anche Shampoo, bagnandosi, si può trasformare in una gatta. Ranma ovviamente ha il timore assoluto dei gatti, scusatemi una mia dimenticanza, perdonatemi all'età che va avanti. Concludiamo con il dottor Tofu, è un personaggio mite, tranquillo, un esperto in medicina alternativa e spesso e volentieri curerà Ranma, o perlomeno curerà i dolori che gli provocherà Akane e i combattimenti che dovrà sostenere. Scusatemi, oggi sono un po' dislessico. È innamorato di Kazumi, infatti Kazumi Tendo, ogni volta che la vede va in palla, cioè si incasina nella maniera più assurda. Ovviamente non è ricambiato, però sì, povero sfigato, cioè l'attacca Ashi non è che si produce molto in relazioni amorose. Vabbè, dai, concludiamo qua e vi dico, vabbè, un'opera assolutamente almeno da leggere. Poi se riuscite ad averla o recuperare i film, gli OAV, insomma, veramente guardatela perché tutto il sacrificio che state facendo per averla merita, non è sprecato. E forse uno dei manga più belli che per me sia stato disegnato, cioè comico, umorismo, demenzialità, c'è di tutto, veramente leggetelo, almeno a scrocco, trovate qualcuno che ce l'ha perché veramente merita. Vabbè,
Dai, detto questo, ci salutiamo. Scusatemi ancora per questa recensione lunghissima, però era doveroso farlo per quest'opera. Dai, ciao a tutti!